Signori, il big match di giornata si sta concludendo. Il big match di giornata, non di giornata di oggi, ma in generale il big match che apre quest'anno con Chelsea-Liverpool. Chelsea-Liverpool che attualmente siamo 2-2 e siamo al 90° minuto. Ma bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, teoricamente ragazzi, dopo uscirà un video sulla Liga, sempre su Barcellona. Sulla partita Barcellona-Mallorca e poi ci vedremo domani con tanti nuovi contenuti. Con adesso 4 minuti di recupero. Jones, pallone indietro, ancora qua, si attacca con se non ho visto male Keita, pallone in avanti ancora, il pallone per Henderson. Jones non può allargare perché non c'è nessuno, sono tutti in mezzo, non riescono ad allargarsi. Ecco qua il pallone per Diogo Jota. Diogo, no, Rebo, Robertson, ho visto malissimo. Robertson, ancora il pallone fino in fondo. Che deviazione, calcio d'angolo. Ma andiamo a parlare di questa partita. Un primo tempo, ragazzi, a due facce, perché a dire il vero, la maggior parte ha dominato il Liverpool, che trova subito il gol con Sadio Mané, che poi, piccolo record, trova il cartellino giallo, se non sbaglio, più veloce della storia, Premier League. 15 secondi gli sono bastati, se non sbaglio, dal 2007-2008. Poi arriva il gol di Mo Salah. E io penso, finalmente, ragazzi, il Liverpool mette a tacere tutti, vince lo scudetto, non vince lo scudetto, per adesso era pretendente numero uno per contrastare il City, e invece il Chelsea, prima con una magia, perché non so chiamarla in altro modo, di Mateo Kovacic, e poi l'altro gol, veramente riportano subito il Chelsea. Dove ragazzi merita di stare con un Chelsea che nel secondo tempo fa un po' più di possesso palla, fa un po' più di gioco, attacca di più. Ma adesso il Liverpool, quando siamo dall'ottantesimo, anzi settantesimo, in poi, sta attaccando veramente tantissimo. Una difesa del Chelsea, ragazzi, che sappiamo non essere impenetrabile, ma c'è anche Mendy. Adesso qua rischia, se sarà Spilichetta che gli dà il pallone a Mendy. Ma adesso andiamo a commentarci, immergiamoci in questo finale di Chelsea-Liverpool, perché può essere veramente un finale scoppiettante. Ho anche scrocchiato involontariamente le dita. E adesso qua, pallone per Keller, che è diventato, ragazzi, il secondo portiere. Adrian, penso ci sia ancora. Non lo so, gli avranno stracciato il contratto, hanno visto che fa cagare. Perché poi, ragazzi, l'ho anche visto in Carabao Cup contro il Leicester. E ha fatto assolutamente un'ottima partita, nonostante i due gol subiti e poi ovviamente i rigori, ne ha anche intercettato qualcuno e quindi ha avuto la fiducia di Klopp, che oggi non c'era in panchina, come non c'era anche Alisson Becker, se non sbaglio anche Fabinho e Firmino, per un sospetto tampone positivo. Non capisco il perché sospetto tampone positivo. Se è positivo, non lo so, non vogliamo dire che sono in quarantena per qualcosa, in quarantena fiduciaria. Non ne capisco il motivo, ma adesso immergiamoci in questo ultimo minuto con il pallone dato a Momo Salah. Ancora qua, attacca Henderson, vediamo se di chi è la palla, che era stata scodellata, ma è fuori. E là il campo finisce, e quindi è rimessa dal fondo per il Chelsea con il buon Tuchel, che si sta alquanto incazzando dicendo di andare tutti in avanti. Perché adesso rimangono 40 secondi alla fine e vuole tutti in avanti, e sarebbe un gol decisivo, forse anche per la stagione, ma staremo a vedere. Vi ricordo che i big match, soprattutto la Premier League, sono solamente qua su Calcio Puro barra Calcio Puro Extra, Extra. Avevamo anche commentato questa partita. Intanto qua pallone perso dal Chelsea e poi dal Liverpool, e poi ancora dal Chelsea con il Liverpool che adesso ha 15 secondi per iniziare un'azione. Scusate, prima era Matip, non Fabinho. Matip assente per Covid, per sospetto tampone positivo. Con Salah che potrebbe anche tirare. Jones, anzi, allarga il pallone, cross in mezzo da parte di Robertson, deviazione. Vediamo se fischia, brutto rinvio. Keita, pallone preso in volata. Ancora qua, non c'è più tempo. Finisce 2-2, stretta di mano tra Tuchel e l'allenatore del Liverpool. E quindi si conclude 2-2 la partita tra Liverpool e Chelsea, un risultato importantissimo per le sorti probabilmente di un campionato. E chi ci guadagna in questo caso? Ci guadagna ovviamente il City. Perché? Perché adesso continua a allungare sia sul Liverpool
che sul Chelsea, che con il Liverpool che ha anche una partita in meno, e quindi potenzialmente a 45, davanti anche al Chelsea, e a meno 8 dal City. Attualmente, ragazzi, sarebbe la classifica recita: Manchester City 53, Chelsea 43 e Liverpool 42. Per le prime tre, poi ovviamente c'è tutto un altro discorso in ballo nelle prime sette per il quarto posto, come United, che ha due partite in meno a 31, stessa cosa per il Tottenham, che però ha due partite in meno ma è a 33, mentre invece partite tutte giocate, anzi no, con tre partite in meno, ragazzi, ci sono Tottenham e United, con una in meno ci sono Arsenal e West Ham. Adesso quella classifica, il filotto che si gioca la Champions, è Arsenal a 35, West Ham a 34, Tottenham 33 e United 31, ma vi ricordo che Tottenham e United hanno due partite in meno. Ah, comunque, questa giornata di BPL, di Premier League, si conclude qua. Noi ci vediamo dopo con la Liga. Ciao!